si chiama Deli Pop, che è una delizia di Poppella. Abbiamo creato una sfera con la crema del fiocco, pan di Spagna e un cuore di caramello morbido. E sopra c'è una colata di cioccolata pura con granelle di nocciola. Sono Ciro Poppella, vi racconto tutto il mio percorso. Ho cominciato con papà nel suo negozio storico in Tanalificio e da lì ho cominciato la mia storia come pasticciere. Cominciavo con il cugino di papà, lo zio, a fare i dolci di Natale e da allora ho cominciato il mio percorso nel dolciare. E 20 anni fa ho voluto aprire io il locale. Sono 10 anni che ho inventato il fiocco di neve, non è che appena l'ho creato è diventato famoso. 5 anni fa ho avuto una richiesta da un mio amico di partecipare a un'associazione dei ragazzi meno fortunati che si chiamano Tutti a Scuola. E io ho portato i fiocchi. Quei ragazzi se li mangiavano come fosse un gioiello. Nel secondo anno che ho partecipato a Giochi senza barriera è cominciato dopo un mese il fenomeno Poppella. Tutta Napoli veniva da lì per comprarsi i fiocconi e da allora il quartiere si incrementava ancora di più di persone e cresceva ancora di più. Un anno e mezzo fa ho aperto il punto vendita più grande a fianco al locale vecchio e da allora abbiamo avuto più incremento di turisti e delle persone di Napoli che vengono nel quartiere Sanità. Ho avuto l'onore il Presidente della Repubblica Mattarella che ha voluto assaggiare il famoso fiocco di neve. Per me è stata una soddisfazione enorme e ringrazio sempre quei bambini, quel signore che ha voluto che io partecipavo a quella festa di Tutti a Scuola.